Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Per me è un terreno nuovo, sono un po' agitato, ve lo dico, perché io non so recensire, però so che molte persone sono sempre alla ricerca di nuove serie TV da seguire, di nuovi film, e se troverò un riscontro positivo, dipende tutto da voi. Magari ogni tanto potrei farvi risentire con quello che vedo, con quello che trovo di carino. Oggi è il turno di una serie di TV. Vi anticipo che per comodità io parlerò solo della versione italiana, semplicemente per il fatto che non conosco il norvegese, se non appunto per il titolo della serie, che vuol dire vergogna. E quindi non potrei offrirvi una recensione esauriente, vi parlerò soltanto di una differenza sostanziale. L'originale norvegese non è composta minimamente da attori, mentre per la versione italiana è stato scelto di ingaggiare proprio degli attori veri e propri. Sebbene molto giovani, pensate che è ambientata in un liceo, precisamente il Kennedy di Roma, per il primo anno cinematografico, tra virgolette, dovrebbe trattarsi di sedicenni, mentre invece gli attori avevano più o meno i tempi delle riprese tra i 20 e i 23 anni. Cosa che però non si è quasi vista, a mio parere, ad eccezione di una persona che vi dirò dopo, che si vedeva che era un pochino più grande, anche se di poco, quando ho sentito la battuta, sono minorenne, avevo una faccia un po'. Cosa? Sta interpretando una minorenne? Ok. La versione italiana inizialmente era stata prodotta da Team Vision per le prime 3 stagioni, per poi subire una cancellazione repentina il 7 agosto 2019. Ricordiamo che la serie è stata girata tra il 2018 e il 2020. Nel frattempo però l'autore aveva scritto una quarta stagione, ciò ha reso possibile le riprese di questa tra novembre e dicembre del 2019 e il termine della serie si è fissato al 15 maggio del 2020. La serie finale quindi è composta da 4 stagioni della durata di 10-11 episodi ciascuna di circa una ventina di minuti. L'inizio della serie vede una coppia di giovani ragazzi interpretati da Ludovico Tersigni e Ludovica Martino nel ruolo di Giovanni ed Eva. Attorno alla storia d'amore sbocciata da pochi mesi di Giovanni ed Eva si formerà una compagnia di amici misti, in quanto Eva è molto timida e fino a quel momento è legato soltanto con Giovanni, che è poi diventato il suo fidanzato. Dalla spinta di Giovanni nei confronti di Eva a farsi delle amiche in quanto si sentiva molto sola, nasce la compagnia di amici che poi a scaglioni sarà protagonista della serie. Non vi anticiperò le altre coppie della serie proprio perché vorrei che andaste a vedere. Il genere è dramma adolescenziale o teen drama, chiamatelo come preferite. Io cercherò di parlare in italiano il più possibile, ecco, perché ci sta così. Però ecco, io pregherei di non farvi ingannare dal fatto che si tratti di un dramma adolescenziale. Magari non la guarderei con bambini molto piccoli. A meno che non crediate che i vostri figli siano pronti per i temi trattati. Bontà vostra, ecco, io non mi assumo la responsabilità di questo, ma secondo me è comunque una serie impegnata che tratta temi importanti, quali ad esempio sessualità, contraccettivi, conseguenze dell'alcol, conseguenze di materiale sporcaccino, diciamo, non posso dire parole emozionanti per YouTube, disturbi alimentari. Oltre magari alle normali preoccupazioni di studenti di terza superiore all'inizio, poi ecco, la serie ha un lasso temporale che non
Non mi è molto chiaro su cosa si basi perché è girata in 2 anni veri. Ecco, le ultime date cinematografiche, diciamo così, risalgono al 2019, ma questi ragazzi li ritroveremo alla maturità. Quindi questi tempi non mi sono molto chiari. Se qualcuno di voi ha capito qualcosa di questi tempi, me lo scriva qui sotto nei commenti. Si tratterà anche della religione, non la religione cristiana, però un'altra, con pregi e difetti, diciamo così. Comunque sia, è una serie che mi ha molto preso. Sono stato contento che si trattino determinati temi, soprattutto quello dell'omofobia, ma anche gli altri. Vi faccio un breve excursus del cast italiano, facciamo così, altrimenti finisce che vi dico tutta la trama. Ludovica Martino nel ruolo di Eva Brighi, che non mi è piaciuta tantissimo come recita, scusate, è una mia opinione. Federico Cesari nel ruolo di Martino Rametta, molto bravo, molto dolce. Benedetta Gargari o Gargari, non lo so, scusate, nel ruolo di Eleonora Sava. Beatrice Bruschi nel ruolo di Sana Allawi, una delle mie preferite. Io amo Sana, scusate, amo. Amo, amo. L'amo anche con i suoi difetti. Perché i suoi difetti in realtà nascondono la fragilità di una qualsiasi sedicenne. Ecco, se voi guardate il video che vi ho messo in descrizione della persona che ha guardato la serie norvegese, c'è un piccolo spoiler su Sana che potreste non voler sapere, bontà vostra, scelta vostra. Ma andiamo avanti. Ludovico Tersigni nel ruolo di Giovanni Garau, che mi è piaciuto molto. Rocco Fasano nel ruolo di Nicolò Fares, a volte un po' rigido, anche lui non mi ha preso come fascino, ecco, anche, però avrà un bel ruolo, poi vedrete. Giancarlo Commare nel ruolo di Edoardo Incanti, anche qui a volte sembrava di vedere recitare un tronco di legno. Mehdi Meshkar nel ruolo di Malik Dweiri, Greta Ragusa nel ruolo di Silvia Mirabella. Lei nelle prime annate era un po' così, poi è migliorata tantissimo, anche il suo personaggio mi è piaciuto tantissimo. Martina Lelio nel ruolo di Federica Cacciotti, una grande, veramente in alcuni punti non sembrava nemmeno che recitasse. Francesco Centorame nel ruolo di Elia Santini, migliore amico di Giovanni. Nicolas Zerbini nel ruolo di Luca Colosio, questo non mi ricordo chi è, ragazzi, è lo psicologo, fatemelo sapere. Pietro Durano nel ruolo di Filippo Sava, che tra l'altro, cosa molto azzeccata, interpreta un personaggio gay ed è realmente gay. Lo dico perché lo sanno praticamente tutti, non è un outing, non credo perlomeno. Ibrahim Keshk nel ruolo di Rami, fratello di Sara. Antonio Sana, non Sara, scusate. Luca Crespini nel ruolo di Federico Canegallo e Martina Gatti nel ruolo di Emma Covitti. Io faccio molta fatica a stare attaccato allo schermo, ragazzi, vi butto qualche impressione qua e là, però questa serie probabilmente è perché si compone di episodi abbastanza corti. Ha avuto il potere di tenermi incollato allo schermo. Prima ho detto un'imprecisione, la quarta stagione è stata coprodotta, sto leggendo, da Netflix, che ha acquisito i diritti per la distribuzione delle prime 3 stagioni. Ok, quindi mi correggo. Mi è piaciuto molto che non sia stata la classica cosa superficiale. Che siano stati anche trattati temi importanti, che sia stata data la possibilità a persone giovani di mettersi in gioco. La cosa che mi ha colpito, che forse ho già detto prima, è quella di aver fatto interpretare dei sedicenni a dei ragazzi che a tempi delle riprese avevano già intorno ai 20 anni, hanno più, hanno meno. Per alcuni
Non si vedeva quando ho scoperto che benedetta Gargari o Gargari, non lo so, è del 1995. Ho detto: ah, ecco perché non mi sembrava minorenne nella stagione in cui è protagonista, in cui dice apertamente di essere minorenne. Non mi sono molto piaciute le riprese al buio. Non si vedeva praticamente niente, non che io sappia utilizzare una telecamera meglio. Però, insomma, da persone che girano una serie televisiva magari mi aspettavo un po' più di esperienza. Comunque sia, la recitazione è stata abbastanza buona, a parte per due o tre elementi che forse, cioè, avevano bisogno di rivedere un po' l'interpretazione e l'espressione. Ho riflettuto, la mia curiosità è rimasta sveglia praticamente quasi tutto il tempo, mi sono commosso. Ho pianto alla festa di fine anno, non vi dico il perché, altrimenti praticamente non la guardate più. Quindi il mio consiglio per quelli che hanno Netflix oppure hanno accesso a Netflix come me tramite gli amici è di guardarla. A questo proposito ringrazio il mio migliore amico Maurizio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che finalmente soddisfi anche me stesso soprattutto, ma che prima di tutto soddisfi la vostra curiosità. Fatemi sapere nei commenti se avete visto questa serie oppure se il mio video mi ha ispirato a vederla. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale e provate ad attivare la campanella sperando che funzioni. Vi chiedo scusa se per caso non riesco a passare dai vostri video, ma il fatto è che la mia campanella non funziona più. Facciamo così, chi ha visto il video fino alla fine inserisce un cuore nel proprio commento e scrivete quello che volete. Se invece avete anche visto Scam, invece del cuore commentate con hashtag io ho visto Scam. Vi saluto, aspetto le vostre impressioni qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!